Di qui una forma dell'aver paura completamente diversa dalle paure che si sono avute nella storia. O perlomeno nella storia di quella che chiamiamo Occidente. Le paure dell'antico Occidente, del mondo antico, del mondo medievale, erano paure anche più intense delle nostre. Le grandi paure. Il Medioevo era preso da paura. E lì, anche senza malafede, il potere governava la paura. C'è un bellissimo libro di un grande storico francese a proposito delle credenze e delle forme della vita religiosa, che era appunto la dimensione del proteggere, la dimensione della protezione. Ecco, grandi paure, però paure meno improbabili e nel complesso prevedibili. La carestia, la fame, la guerra, guerre che soprattutto nel Medioevo non erano neanche guerre strategiche, ma fondamentalmente erano zuffe intorno ai castelli. E poi la dimensione predatoria, il furto, l'assassinio al passo per la strada. Quindi capite bene che c'era l'improbabile in un orizzonte di tipologia della paura costante. Cioè erano paure per cui ci si poteva grosso modo attrezzare. A fronte della carestia, le derrate alimentari. Ci si preparava a quelle paure. Quindi intense, ma catalogabili. Perché il tempo era lento e uniforme. Erano le culture del ciclo. E quindi nelle culture del ciclo la stessa improbabilità della paura si disegnava ciclicamente. Nelle Litanie dei Santi c'era quella preghiera bellissima: da che cosa ci devi salvare, Signore? A peste, fame e bello. No, qui c'è un catalogo delle paure. E nella nostra società noi non possiamo programmare le paure. Non abbiamo un catalogo, un elenco. E nelle cose che sono state dette oggi, nell'analisi della paura delle città, abbiamo visto come l'elemento improbabile della paura, la quantità di tipologie della paura, perché ogni evento non è dominato o è difficilmente dominabile e soprattutto non è dominabile cognitivamente. Così per fare una battuta e capirci, della vicenda dell'Alitalia, che cosa ha capito la gente in termini cognitivi? E quindi si sono scatenate emozioni, risentimenti, paure. Quanto ha potuto intervenire o può intervenire in termini decisivi o di decisione? E questo è un problema drammatico per le democrazie. Qui c'è un problema di competenza democratica. E noi abbiamo, secondo me, un rafforzamento, ma non è oggetto di questa mia riflessione, tranne che per la fine, abbiamo una formazione di arcana imperi oggi terribile, perché il mondo si è complessificato, ma i soggetti non sono all'altezza della complessità. E quindi gli arcana imperi, sia dell'immaginario che dell'uso politico dell'immaginario, sono vastissimi. E si sono fatte guerre sull'immaginario. Si vincono le elezioni sull'immaginario. Non si governa sull'immaginario, ma questo è un altro paio di maniche. Allora, la dimensione della nostra società è sempre dinanzi all'imponderabile. Allora ci sono, qui nella relazione che ha fatto il dottor Roma stamattina, c'erano tre tipologie di paura. Io per brevità le definirei, ne metterei due. Una paura che si chiama angoscia, angst, ansia, e questa è una paura di tipo esistenziale. Permettetemi la parola
ontologica, che è il sentimento inconscio, inconsapevole, che tutti gli uomini hanno della loro precarietà, l'essere esposti, la vanitas, nulla è stabile. E tenete conto che questo sentimento non è e non si attiva solo di fronte al pericolo, si attiva anche di fronte alla gioia. È stato analizzato, perché la gioia che io sto godendo può svanire, ho paura di perderla. E nella nostra società, arriverò tra poco, molte paure sono date dall'accrescimento della sicurezza, cioè l'abitudine alla sicurezza ha aumentato la paura, perché ha aumentato e generalizzato la percezione della perdita. Oggi viviamo in un mondo dove mediamente i soggetti possono perdere di più, rispetto a un mondo dove i soggetti potenzialmente potevano acquistare di più perché avevano fin troppo poco. Quindi c'è un rovesciamento della tipologia della paura. Ecco, allora, più intensa? No, forse quella era più intensa, più paralizzata, più magica. Oggi più diffusa. Allora c'è il sentimento dell'angoscia, che è il sentimento della precarietà. L'essere esposti a un deperimento. Bisogna anche aggiungere che è una società che ha esternalizzato la morte, non la fa più apparire. E quindi quando irrompe la morte, non irrompe come il fatto che normalmente si muore, ma irrompe in un'antropologia che ha una sindrome di immortalità. E la scienza, non come pratica scientifica, ma la sua mitologia, ha fatto immaginare questo. Non critico la scienza, critico la mitologia dell'immortalità. Per cui la morte oggi è tenuta fuori dalla propria prospettiva vitale e per difendere la propria immaginaria immortalità si uccide. Si beve il sangue degli altri, nella forma del denaro, nella forma della violenza che sopraffà, eccetera, eccetera. Della gestione delle risorse internazionali, della finanza internazionale che da un lato ha prodotto grandi possibilità di sviluppo, come è stato detto, ma per quelli che erano attrezzati, per quelli che avevano un'antropologia dello sviluppo, ma per quelli che erano fuori la situazione forse va anche peggio, o quantomeno con tempi di riuscita molto più sospetti, perché sono i luoghi delle speculazioni massime sul lavoro. Ecco, allora, la dimensione dell'angoscia, ecco, la paura che caratteristica ha rispetto all'angoscia, che non è impersonale, non è inconscia. Le paure sono sempre paure in qualche modo determinate, o quantomeno meglio determinabili, appunto elencabili. Elencabili. Sono meglio determinabili, però appunto bisogna associare questa più facile, questa determinazione della paura, si ha sempre paura di qualche cosa, non della precarietà della propria esistenza in generale, paura di qualche cosa che la mette a rischio. Ecco, queste paure, seppure determinabili, non sono mai perfettamente determinabili. E allora, tra l'angoscia che è un senso della propria precarietà, ce ne ha parlato abbastanza Hillman, e la paura a catalogo stabile, e quindi rispetto a cui si possono impostare strategie, oggi noi abbiamo una paura incombente, prossima, che sta a metà tra il sentimento esistenziale della precarietà e le cose che concretamente ad una ci mettono in rischio. Quindi ogni momento dell'esistenza è visto sotto il segno del problema. Incombente. Poi c'è il crack di Tanzi, il crack di Cragnotti, le banche, i miei risparmi, la mia vita, il mio futuro, i miei figli, si volatizza. Entriamo nel quotidiano. Non mi ha meravigliato la ricerca del dottor Roma
quando ha detto il quotidiano, perché nelle nostre società le paure fondamentali sono le paure del quotidiano.